Sony Ericsson, Xperia Arc è il nuovo smartphone di Sony Ericsson ultra sottile. Lo stiamo tenendo in mano in questo momento allo stand Sony del CES di Las Vegas. L'abbiamo sbloccato per farvi vedere come Sony ha modificato l'interfaccia di questo smartphone, che è basato su uno splendido schermo molto molto brillante e luminoso LCD, però non OLED come si poteva pensare. Lo schermo è da 4.2 pollici ad alta risoluzione. Sul retro c'è una videocamera con il flash. La videocamera è la prima videocamera che utilizza un sensore Exmor R, quindi un sensore backside illuminated, un sensore che ha ottime prestazioni, un sensore simile a quello già utilizzato anche sull'iPhone 4, ovviamente la prima di Sony. Se vediamo qua, stiamo provando a fare delle fotografie, ci sono alcune funzioni particolari, per esempio il touch to focus and shoot, quindi tocchi e automaticamente scatta la foto. Navighiamo col classico ditino tra le varie cose disponibili e torniamo alla nostra home principale di Android. Android utilizzato è un Android 2.2. La rettità del display è davvero buona, poi la proveremo in modo più approfondito. Si vede Android version 2.2. Spessore, vi ho già detto, molto molto sottile. Stiamo parlando di uno spessore di 8,7 mm. E tra le caratteristiche di questo telefono, il profilo evidenziamo bene, retro in metallo, piccolo rotore per quello delle foto e uscita HDMI di tipo micro. L'HDMI micro si sta diffondendo sempre di più su questo tipo di dispositivi portatili e serve per mandare direttamente il video sullo schermo Full HD del computer. Per riprodurre i video ad alta definizione, anche in 1080p, il Sony Ericsson Xperia Arc all'interno un Bravia Mobile Engine, quindi un processore grafico dalle prestazioni sono abbastanza incredibili, come possiamo vedere su una serie di animazioni 3D che vengono renderizzate con una fluidità notevole. Sto guardando ad esempio adesso la galleria fotografica. Un processore che sono utilizzato per la prima volta su uno smartphone a questo punto. Classico sistema di notifiche di Android e vediamo come si passa da una schermata dell'applicazione applicazioni all'altra, notevole fluidità del sistema. Vi facciamo vedere qualche altra applicazione, per esempio adesso il dial per chiamare altrimenti. La mail, il tutor dei messaggi sullo schermo da 4.2 pollici è abbastanza intuitiva e semplice, ovviamente la dimensione dello schermo aiuta. Il terminale è leggero da tenere in mano e la sensazione è quella di un'ottima solidità.